La struttura complessa di ostetricia e ginecologia è articolata in una sezione di ostetricia e in una sezione di ginecologia e ha la finalità della presa in carico delle pazienti per la gravidanza e per il parto, sia di tipo fisiologico che con patologie ostetriche, il puerperio fisiologico e il puerperio patologico, e le pazienti che presentano delle patologie di tipo ginecologico, da indirizzare di solito a quello che è un intervento chirurgico. La parte ostetrica è composta dal reparto di degenza, a sua volta articolato in due sezioni: un reparto di degenza per la gravidanza e il parto fisiologico e il puerperio fisiologico, in cui personale qualificato controlla il decorso del postpartum in queste pazienti e aiuta le neomamme sia nell'allattamento che nella cura del neonato nei primi momenti. Il reparto è aperto ai papà per 24 ore e l'accesso è sempre possibile. E poi abbiamo un reparto di una sezione di patologia della gravidanza, per la quale peraltro la nostra struttura è riconosciuta come centro hub in quella che è la rete regionale, e in tale reparto sono degenti pazienti con gravi patologie o fetali, come rallentamenti gravi della crescita fetale, o gravi patologie materne come l'ipertensione in gravidanza e patologie metaboliche. Anche la sala parto è articolata in due sezioni: una parte riservata a quella che è il travaglio fisiologico a completa gestione ostetrica, con un'assistenza one to one e un monitoraggio intermittente, è una parte riservata a quelle che sono le pazienti con patologia della gravidanza, le quali potrebbero sviluppare complicanze in travaglio sia per la madre che per il bambino, e le quali vengono seguite con un monitoraggio continuo. L'attività ambulatoriale ostetrica è composta da ambulatori che eseguono esclusivamente esami di screening e da ambulatori che eseguono esami di secondo livello, sia di tipo ecografico che invasivo, in cui poi in rapporto a quello che è il rischio riscontrato vengono gestite queste pazienti in modo multidisciplinare. Quindi sia da ostetrico esperto in medicina materno-fetale, da neonatologo, eventualmente dal cardiologo e soprattutto dal genetista. Infatti nei nostri ambulatori è presente quello che è un ambulatorio dedicato per la valutazione, il rischio e la diagnosi di quelle che sono le sindromi genetiche e cromosomiche. Il reparto ginecologia presenta una parte in cui sono ricoverate le pazienti in day hospital, e in questa parte qui soprattutto vengono ricoverate le pazienti che fanno richiesta di interruzione volontaria di gravidanza, che attualmente presso la nostra struttura viene in genere eseguita in modo farmacologico, come peraltro previsto dalle nuove linee guida del Ministero della Sanità.